Il bot viene dalla parola robot, sono sistemi automatizzati che twittano o pubblicano su Facebook. Quindi io apro un account di Facebook e gli dico: io non ho tempo di seguirti. E quindi cosa succede? Che io posso automatizzare migliaia di account di Facebook o di Twitter e dirgli tutte le volte che c'è l'hashtag che dice questa cosa, ad esempio No Ius Solis, che è un caso, ritwittami e ripubblica su Facebook tutti i contenuti riguardanti No Ius Solis. Automaticamente quello che succede è il fatto di pensare che c'è una grossa massa di persone che la pensano così. Lo sapete che ormai la comunicazione politica passa soprattutto attraverso la rete? Nel mondo siamo quasi 5 miliardi di persone ad essere interconnesse, 43 milioni in Italia. Ciascuno di noi trascorre mediamente 6 ore al giorno su internet. Internet ha doppiato la televisione e la politica ha capito subito che la rete poteva orientare il consenso. Pesa molto internet sulla politica? Pesa in questo momento tanto. La percezione anche su quella che è l'influenza a livello giornalistico. Molti giornalisti, le testate si fanno influenzare direttamente da quello che succede su internet, senza controllare se la notizia sia vera o l'appoggio che arriva dagli utenti a un certo politico o a un certo partito sia reale o no. La bestia è un nome che ha dato Luca Morisi, che è lo spin doctor digitale di Matteo Salvini, che da molti anni, circa penso dal 2015-2014, lavora con lui, quando già in tempi non sospetti incominciarono a installare dei sistemi di mass mailing e a controllare quello che erano le reazioni sulle reti sociali verso i comunicati e i post di Cioè Matteo Twitter, Salvini. Facebook. Ma avete capito che cos'è la bestia? È un sistema che controlla le reti sociali di Matteo Salvini e analizza quali sono i post e i tweet che ottengono i risultati migliori. Ecco perché il leader della Lega è sempre in sintonia con gli umori prevalenti dell'opinione pubblica. Anch'io seguo Salvini, però Ma non è. sono 3 milioni? Probabilmente sono 3 milioni di persone che comunque ci sono anche degli stati esteri, alla fine saranno circa 2 milioni, ma secondo me più o meno la metà sono italiani che semplicemente lo seguono per vedere quello che dice. Ci sono stati dei post di persone che hanno detto: io sono uno dei 3 milioni, ma sono contro Matteo Salvini. Su 43 milioni di persone su Facebook non è neanche tanto, ne avesse 20 milioni capirei. Nel mondo della rete, più like per un politico cresce di popolarità, ma i like possono anche essere fabbricati. In Italia abbiamo due casi che sono questi. È quello della falsa percezione, quindi di portare l'elettorato che non vorrebbe diventare estremista o appoggiarsi sull'odio, viene sdoganato. Cosa succede? Nel momento in cui tu c'è quello che noi chiamiamo un atteggiamento negativo, che è nascosto, che tu non tiri fuori perché non vuoi dire che sei omofobo, perché non sta bene nella società, non vuoi dire che sei razzista, di colpo ti dicono: no, se io odio gli altri che vengono da un altro paese, non sono razzista. Non sono razzista, semplicemente non li voglio, quindi già stai sdoganando l'incitamento all'odio razziale. Poi c'è una cosa che è cambiato, che non sono il numero di like che convincono l'elettore, è il fatto che le persone che sono contrarie a questo pensiero vengono costantemente attaccate da gruppi di utenti e di account che attaccano in maniera anonima queste persone. Ci può far vedere cosa? Ti faccio vedere un sistema di analisi che utilizziamo, molto semplice. Su Twitter, questi qua, come vedi, era l'hashtag Noi con Salvini. Vediamo Matteo Salvini al centro, ovviamente è di quello di cui stiamo parlando, Matteo Salvini Mi. E qua vediamo che, ad esempio, questo punto grande è la Lega Salvini, che ovviamente cattura molte interazioni perché è il suo partito. E qua vediamo un'altra macchia, questo grappolo. Questi qua sono un gruppo di persone che non è d'accordo con Salvini. Ma come vedi è un punto che catalizza, incominciano a parlare e vanno a interagire con la Lega. Questi sono i supporter della Lega, sono tanti. E
Ma qui in alto succede qualcosa di strano. Qui cominciamo a vedere un gruppo che è molto distante come interazione e viene catalizzato da un solo nome. Questo gruppo che tu vedi, distante, sono tutti americani o presunti americani e sono tutti esponenti e supporter di quello che è Turning Point o la NRA, National Rifle Association, che è l'associazione delle armi. L'associazione delle armi americana, Steve Bannon, sono legati al vecchissimo KKK, molto razzisti, si considerano 100%, 100% ariani bianchi, supremazisti bianchi. Tutto quel movimento fa crescere nel like, nella interazione, il tweet di Salvini che diventa trend topic. Topic. Lo stesso Luca Morisi, lo spin doctor padano di Mantova, dice: come vedete, tutta Italia è con noi. Tutta Italia no, diciamo, la National Rifle Association è con te, è una parte, una piccolissima parte di italiani e di account, anche molti fake, che ripetono il tuo trend topic. Alla fine saranno 1000-2000 account che lo fanno, quindi tutta Italia non è con lui. Ormai tutto passa per la rete, per i social media. Si vincono e si perdono le campagne elettorali, si veicola il consenso e il successo dei nostri leader. Sentite cosa dice un attivista americano di Anonymous. I've seen over the past two decades this device that is supposed to be an enabler of freedom as a global worldwide web is available to use by nefarious actors, including dictatorships and authoritarian non-democracies, we'll say. On social media, the extreme right in the United States has made a lot of inroads with their counterparts in Europe. They've found similar ideologies along the line, wanting to eliminate immigrants from their country. And this is usually racially based. This is groups like Identity Europa. A number of members of theirs who are members of other lobbyist groups have been working on making connections and inroads with Italian politicians, German politicians, Swedish, pretty much every country in Europe, along the lines of white identitarian politics. La destra la fa da padrona su internet. Se avete Twitter, noterete degli strani simboli vicino al nome dell'utente. Una rana, una N, la bandiera italiana, la X, è un modo per riconoscersi. Noi li riusciamo a riconoscere soprattutto su Twitter. Ci sono vari tipi di emoji che loro utilizzano, come la croce, che è il shadow ban, che vuol dire che è stato bannato per i contenuti impropri, quindi di estrema destra, fascisti e anche antisemitisti e razzisti. Poi abbiamo il 100%, che invece quello lì significa proprio razza ariana, che viene ripreso soprattutto dal mondo degli USA, dell'America. Poi abbiamo la N del Nazareno, come anche la Giorgia Meloni, però in quel caso lì ha un valore positivo. Convinta cristiana, io difendo il mio essere cristiana. Invece la N di Nazareno, come ben sappiamo, l'ISIS lo utilizzava e lo scriveva nelle porte dei cristiani per appunto ucciderli. E poi abbiamo anche la rana. Il simbolo della rana, che sembra tanto simpatico, ma in verità è un simbolo utilizzato dal Gabai, che è una social, una sorta di Twitter. In verità si è trasformato in una sorta di Twitter di estrema destra e quindi parlano soltanto di argomenti razzisti, eccetera. E viene ultimamente utilizzato da chi segue Salvini o comunque da chi segue questi gruppi. La lobby delle armi in America la conosciamo tutti. Abbiamo questo gruppo, come ti facevo vedere, questi Twitter, che supportano gli hashtag di Matteo Salvini e della Lega. La organizzatrice, diciamo quella che hanno messo come figura iconografica, non poteva che non essere che una patriota americana di origini italiane, una certa Alana Mastrangelo, che stranamente si è messa anche a tradurre i video di Matteo Salvini negli Stati Uniti, e ha un gruppo di account, non dico di persone, perché una persona è una persona reale, se è una persona che andiamo a votare, un account sappiamo che io o te possiamo aprirne 10 o 15. E quindi ha questi gruppi di account che supportano gli hashtag di Matteo Salvini, complice di Salvini, io sto con Salvini, sono aiutati da questa Lana Mastrangelo,
che è una ragazza che lavora per una lobby americana, First Generation American, scrittrice, National Rifle Association Life Member, John Carroll alumna, TPUSA, che è Turning Point USA. La rete non serve solo ad accrescere la popolarità del leader, ma è anche uno strumento per rispondere agli avversari. Una cosa interessante è che quando succedono dei fatti in Italia, come a quel giovane ragazzo sulle Tre Nord, un certo penso Raffaele Ariano, praticamente ci fu un post della Lega Nord dove denunciavano questo fatto. Ovviamente dopo pochi minuti la clac digitale, chiamiamola, di Salvini incominciò a pubblicare la foto, nome e cognome di questa persona e incominciarono gli insulti e le intimidazioni. E questo è quello che chiamo squadrismo digitale. Quelli che mi insultavano erano in grande parte sostenitori di Salvini, in una altrettanto grande parte afferenti a gruppi come Casa Pound e forse in tono minore perché ormai è meno diffuso Forza Nuova, pochi profili legati ai 5 Stelle. Tu che avevi scritto? La frase della Capotreno è quella che era circolata, cioè quella frase si prega ai passeggeri di non dare denaro ai molestatori e poi diceva e agli zingari, cioè non si inteso ora mi rivolgo a voi zingari, uscite tutti alla prossima fermata perché avete rotto i coglioni. Ricordate lo scandalo Cambridge Analytica, la società di analisi di dati legata all'ex consigliere di Donald Trump, Steve Bannon, che avrebbe violato 50 milioni di profili di Facebook per influenzare le elezioni? Steve Bannon ha aperto adesso The Movement, il movimento che è il movimento supremazista europeo, dove Matteo Salvini ha aderito pochi giorni fa. E Cambridge Analytica c'era Steve Bannon, però il fatto è che non hanno chiuso SCL Group. SCL Group sono quelli che fanno le campagne utilizzando i dati di Cambridge Analytica e questa non è stata chiusa, per cui anche lì un fatto che secondo me è penale, che è quello di rubare i dati delle persone, i dati degli italiani, utilizzarli per manipolare, è caduto in... A tenere un gruppo dietro che organizza, che controlla. Costa circa dai 100.000 ai 200.000 euro all'anno e in questo momento i budget sono anche aumentati. Avete sentito parlare del Russiagate? Negli Stati Uniti d'America la magistratura indaga sull'ipotesi di ingerenza da parte della Russia nella campagna elettorale per le presidenziali del 2016 vinte da Trump. A tanti attori sulla scena internazionale conviene un'Europa debole, divisa, con gli stati che rivendicano la loro sovranità. As I mentioned before, these white identitarian European nationalist movements and Russia of course has for them it is a goal to weaken Europe as well. So Russia has tools. For example, you can go online and buy likes, you could buy retweets, you could buy bots. You could even go and find phishing. You could phish people's emails. Russia is providing the tools and people who know to go there are using it. My internet è diventato il luogo dove si manifesta la democrazia diretta o invece dove lobby economiche e finanziarie e gruppi politici manipolano e fabbricano consenso e potere?